Nella sessione di maggio dei lavori del Plenum sono state approvate tre leggi. La prima promossa dal Gruppo Verde era cofirmata da Freiheitlichen 5 Stelle, Partito Democratico, Liste Civiche, Team K, Südtiroler Freiheit, Enzian, Perspektive für Südtirol ed SVP e portava diverse modifiche e adattamenti alla norma sulla democrazia diretta in vigore dal 2018 al fine di renderla meglio attuabile. La seconda portava la firma del presidente Mattei e del vicepresidente Nogler e riguardava gli organi di garanzia insediati in consiglio. In seguito alle dimissioni date in aprile dalla difensora civica in carica, è stato ampliato da 6 a 9 mesi prima della fine della legislatura il periodo in cui è possibile nominare un sostituto o una sostituta. Infine è stato esaminato e approvato il disegno di legge della Giunta che modifica la legge Natura e Paesaggio del 2018. Come spiegato dall'assessora Hochgruber-Kuenzer, si trattava di migliorare l'eggibilità e l'applicabilità della norma. Nella relazione di minoranza del Gruppo Verde, l'ennesima rielaborazione della legge è stata definita una dichiarazione di bancarotta, mentre in quella del Partito Democratico Liste Civiche è stata evidenziata l'assenza di una strategia di politica abitativa. Critiche dalle opposizioni sull'abolizione del termine per la presentazione dei piani di sviluppo comunale. Nel corso della sessione sono state approvate anche 3 mozioni dell'opposizione, una del Gruppo Verde per il monitoraggio dei pesticidi nei parchi gioco, una della Südtiroler Freiheit affinché si promuovesse a Roma il riconoscimento pensionistico del tempo dedicato alla cura dei figli ed una di Fratelli d'Italia cofirmata da SVP, Lega Salvini Alto Adige Südtirol e Forza Italia riguardante la valutazione delle possibilità di sanzionare le famiglie di minori autori di atti di vandalismo o bullismo. Consiglieri e consigliere hanno assistito anche alla presentazione delle relazioni sull'attività 2022 della Garante per l'infanzia e l'adolescenza Daniela Höller e della responsabile del Centro di tutela contro le discriminazioni Prisca Garbin, con le quali si sono confrontati in merito. Per Garbin si trattava della prima relazione dopo l'istituzione del centro nel febbraio del 2022. Al termine della seduta del 9 maggio, l'Aula ha ospitato la Festa dell'Europa che il Consiglio Provinciale celebra ogni anno al fine di sensibilizzare sul valore dell'appartenenza comune europea. Premiata in questa occasione la classe vincitrice del concorso per cortometraggi Politica Tocca a Noi, indetto dal Consiglio per incentivare la riflessione sulla partecipazione politica da parte di giovani delle scuole superiori. Il premio, una gita scolastica a Bruxelles, è andato alla terza classe di ingegneria meccanica dell'Istituto Tecnico Superiore Max Vallier di Bolzano.